Bentornati a una nuova puntata del Nippon Monogatari che torna dopo un mese, due di assenza, quindi è giusto tornare di prepotenza anche con questa rubrica. Oggi abbiamo deciso di parlare di una saga abbastanza famosa in realtà tra gli appassionati di cinema giapponese, che è la saga di Female Prisoner Scorpion, e parleremo in realtà solo dei primi tre film, che sono quelli diretti da Shunya Ito, perché poi la saga andrà avanti ancora, diretta da altri registi, mi pare, per altri due film, ma oggi ci concentreremo principalmente sulla trilogia di Ito, appunto. E in realtà sono i film cardine degli anni 70 giapponese, e si inseriscono in quella che è un po' tutta la rivoluzione che questo cinema nipponico subisce in quegli anni, dopo gli anni 60, con l'avvento della Nobuo Uematsu. Negli anni 70 si segna un po' anche la svolta definitiva del cinema erotico, che tra attraverso la Toei e la Nikkatsu ha un'esplosione incredibile sia nel pink weiga che nel roman porno e in quello che è il pinky violence, cioè una deriva più che è un sottogenere appunto dell'erotico legato al pink weiga, che assume appunto il valore erotico di tutta questa corrente e lo fonde alla corrente invece più violenta, che invece si diramava per esempio nei film di Yakuza in quello stesso periodo. E quindi rimette un po' insieme questi due aspetti e crea un sottogenere che in quegli anni scoppia definitivamente, anche grazie a un fenomeno sociale che in Giappone in quegli anni si stava sviluppando proprio negli anni 70, che erano le cosiddette bande Tsukeban, che erano le bande che si creavano di ragazze ribelli, vere e proprie bande come fossero quelle di ragazzi, però solamente al femminile. E quindi in tutto questo contesto che si viene a creare negli anni 70, Shunya Ito, tra l'altro il suo primo film, dirige questo film Il Prisoner Scorpion, che è la storia di Sasori, che in giapponese significa appunto scorpione, quindi c'è anche il titolo internazionale, che è una ragazza fidanzata con un tenente della polizia che decide, sta investigando su un caso Yakuza. Allora decide di infiltrare appunto la povera Sasori in questo caso per ottenere più informazioni, se non che la stessa Sasori viene tradita dal fidanzato per incastrare questa organizzazione Yakuza e viene stuprata. Tra l'altro, subito qui vediamo poi la genialità di quello che parleremo della messa in scena di Ito, perché in questa sequenza vediamo tutto attraverso un pavimento in vetro con la telecamera che riprende da sotto la scena, e quindi abbiamo questo stupro che noi vediamo totalmente da di sotto in certe sequenze. Quindi abbiamo già un esempio di come la messa in scena di Ito sia veramente avanguardistica in certi versi, appunto si ricollega a tutta quell'ondata proprio pirotecnica, anche registicamente, della Nobuo Uematsu. Allora, appunto, Sasori viene ingannata dal fidanzato, che in realtà poi si metterà anche d'accordo col capo della Yakuza per non farlo arrestare, verranno arrestati principalmente solo gli scagnozzi, e Sasori, dopo essere stata stuprata e ingannata, decide di vendicarsi appunto di questo fidanzato tenente e tenta di ammazzarlo fuori dalla stazione di polizia mentre lui arriva a lavoro. Se non che ovviamente il colpo non va a buon fine e lei viene arrestata e viene portata appunto in questa prigione femminile che dà un po' poi il titolo a tutta la saga. E il primo film in realtà è quasi tutto ambientato dentro questa prigione, e dove la stessa Sasori poi verrà torturata continuamente. Infatti, in tutto il film diciamo che la parte gore di violenza è veramente eccessiva, cioè comunque c'è un forte imprinting su questi aspetti, sia a livello sessuale che a livello di violenza carnale. E in realtà nel primo film si apre quasi subito con Sasori che cerca la prima fuga da questa prigione, che sarà poi un leitmotiv di tutta la saga, le sue fughe dalla prigione, però tenta di fuggire con una sua amica, ma viene
ma viene subito acciuffata dalla polizia. E per via di questo, allora tutte le prigioniere della prigione vengono appunto messe in punizione. E da qui si scatenerà un po' tutto il circolo di vendetta che le altre prigioniere vorranno imporre su Sasori, che verrà appunto torturata sia da loro e sia dalla polizia poi. E diciamo che questo è un po' quello che succede nel primo film. Poi prima di addentrarci magari nelle cose più tecniche, i punti più interessanti del film, che da Paolo se vuole aggiungere qualcosa in generale sulla saga. Sì, allora in realtà non ho molto da aggiungere a ciò che dici perché è estremamente puntuale. Poi devo essere onesto, molte cose non le conoscevo e quindi mentre parlavi ho preso appunto, soprattutto per quanto riguarda il contesto sia storico sia cinematografico di quegli anni. E che devo dire che comunque danno uno sfondo abbastanza interessante il film, no? Che comunque incastrati in quel tipo di periodo storico cioè hanno una forza ancora più eversiva, cioè questa forza eversiva emerge ancora più. Francamente, quello che a me ha colpito subito dei tre film è chiaramente il lavoro che Shunya Ito fa sul corpo femminile in generale, soprattutto nel primo film, cosa che poi negli altri due film viene un po' a mancare, ma non per incapacità tecnica o altro, perché poi il focus è su altre cose. Però nel primo film quello che mi ha colpito è proprio la mercificazione del corpo femminile, che sembra essere una frase fatta, però quel tipo di mercificazione femminile sembra essere rappresentata attraverso questa sorta di prigione che viene messa in scena come se fosse una catena di montaggio. Ci sono delle scene, se non ricordo male, dove ci sono miriadi di corpi nudi o desnudi messi uno in fila all'altro con questa camera schizzoide che spesso passa dai totali a delle zoomate incredibili, a dei piani sequenza, a dei cambi di montaggio che sono esplosivi, cioè sono proprio violenti, quindi quel tipo di violenza scenica è innanzitutto un tipo di violenza tecnica, però prima di addentrarci in quel discorso mi premeva porre l'accento su quel tipo di rappresentazione. Che sembra essere, non so, le ballet mécanique, sembra essere, cioè sembra di vedere quella che è una catena di montaggio vera e propria, dove gli oggetti della produzione sono i corpi femminili che vengono deturpati in ogni modo, dove il mezzo di violenza e di tortura più, diciamo, più utilizzato, più deplorevole è quello lì, che in realtà dovrebbe essere più temuto, ma che sembra assurgere al ruolo di normalità all'interno di quel tipo di ecosistema carcerario, è quello lì dello stupro. Che sia nel primo, sia nel secondo, sia nel terzo film, viene accolto sempre con questo fare di indifferenza da parte del protagonista. E quindi è una cosa che onestamente mi ha un po'. Come dire, un po' spaventato, perché rende effettivamente l'idea di come è stato forte il cinema giapponese, soprattutto Pinku, in quegli anni. Mi vengono in mente vabbè, i classici autori folli come Wakamatsu, che comunque dello stupro del corpo femminile ne ha fatto un cavallo di battaglia, cioè della rappresentazione dello stupro, perché detta così suonava malissimo. E quindi il primo film si concentra parecchio su questo tipo di aspetto, quindi sempre sulla corporalità, sulle torture inflitte al corpo. In alcuni momenti sembra quasi di vedere, cioè sembra quasi di andare più in là negli anni, di assistere a un cinema tsukamotiano, proprio per la ricercatezza di quel tipo di violenza e di esplosione tecnica che sono coadiuvate da regia frenetica, montaggio esplosivo. Però senza che venga messa in mostra quel tipo di corpo deturpato, tsukamotiano, quel tipo di corpo trasformato, quel tipo di corpo che incontra il metallo, che viene deturpato, che viene trasformato in altro. Ma sembra che il corpo appunto subisca
violenze più dal modo in cui è rappresentato che dal modo in cui viene trattato dai personaggi della storia, quindi attraverso le varie torture. Cioè, sembra che le torture più grandi che il corpo dei personaggi subiscono siano quelle lì della camera, appunto, che sempre tramite questo tipo di passaggi schizzati di piani, di sguardi, a volte assumono quasi una dimensione cubista. Ci sembra quasi di assistere spesso a vari punti di vista dello stesso corpo, però in una singola scena. Quindi quel tipo di deturpazione avviene innanzitutto dal punto di vista della macchina. E secondo me è una cosa molto molto interessante, che poi nei successivi due film viene un po' a scemare, come dicevo, non per incapacità tecnica, ma perché poi il focus si sposta su altro. Perché Female Prisoner Scorpion mi ha restituito l'impressione di essere innanzitutto una micro storia della figura femminile di quegli anni in Giappone, ma di essere anche una macro storia della condizione del Giappone in quegli anni. Tant'è vero che nel secondo film, mi sembra sia Jailhouse 41, 041, durante la scena della fuga delle prigioniere, c'è una scena che in realtà è praticamente identica a quella lì di uno dei film, mi sembra il secondo film di Lotta senza codice d'onore di Kenji Fukasaku, che quella lì è ambientata nel post-guerra, proprio Hiroshima, dove c'è questa scena in cui i Yakuza e le prigioniere, per mangiare e per nutrirsi, sono costrette ad ammazzare e a nutrirsi della carne dei cani randagi che trovano. E francamente non mi aspettavo di trovare questo tipo di parallelismo all'interno di un'opera che in realtà sembra essere solo formalmente così distante da quel tipo di lavoro là, ma che in realtà è un lavoro molto parallelo che viaggia sui stessi binari, anche se poi spesso e volentieri si toccheranno qualche volta, ma mai più di tanto. E quindi questa è un'altra cosa che mi ha sorpreso, perché riesce a essere un ritratto lucidissimo della figura del Giappone post-bomba, ma più che essere una rappresentazione della figura del Giappone post-bomba, è una rappresentazione della figura femminile del Giappone post-bomba. Per questo riesce ad essere, a mio avviso, un unicum incredibile, e che poi ha la sua nicchia di appassionati anche in Occidente. Poi non sapevo, cioè non so se Gian Maria vuole aggiungersi, vuole accodarsi, vuole smentire ciò che stavo dicendo. No, mi ritrovi, cioè, mi accodo tranquillamente al tuo discorso sulla donna perché è verissimo, come è una cosa che in realtà succede molto nel cinema giapponese di quegli anni, già dagli anni 60, ma definitivamente con gli anni 70. È forte questo passaggio alla protagonista donna forte, non che non ci fosse nel cinema precedente, perché basta prendere comunque autori come Naruse o Ozu, comunque troviamo quel tipo di donna forte che resiste anche in una società fortemente maschile come è sempre stata quella giapponese. Però negli anni 70 si inizia a dare questo ruolo da protagonista femminile anche a quelle figure che proprio combattive, come poteva essere il samurai degli anni precedenti, delle decadi precedenti di cinema giapponese, cioè sono proprio guerriere le nuove protagoniste di questi anni, ed è una cosa che prima era quasi inesistente, perché comunque se pensiamo a tutta la corrente del Jidaigeki, cioè la figura femminile era praticamente sempre un supporto in realtà a quella del maschio. Quindi nel cinema action giapponese la figura femminile inizia a trovare un ruolo di prim'ordine proprio in questi anni. Ed è molto interessante poi tutto il discorso che facevi prima sulla mercificazione del corpo giapponese, che ovviamente c'è, perché i Finpinku ovviamente erano basati anche proprio sui corpi giapponesi, ma non per attirare solo un pubblico maschile, anche se ovviamente questa era ovviamente una delle intenzioni, ma comunque dai resoconti poi che si leggono. In realtà queste figure femminili attiravano anche molto, molto le coppie, le stesse donne a vedere i film. Quindi in realtà c'è
Poi un discorso quasi doppio, c'è cioè una dicotomia, perché da una parte è vero che si mercifica il corpo femminile, però dall'altro il film, anzi tutta la saga direi, come molti altri film del genere, sono film che poi usano questa mercificazione per elevare poi il ruolo, la figura femminile. E non a caso che comunque, se vediamo, tutte le prigioniere sono femminili, c'è cioè un carcere femminile, e di contro a una polizia che è unicamente creata da uomini, c'è una singola donna poliziotta, magari tra poco ne parliamo, però c'è appunto questo scontro tra le figure femminili più deboli che si ribellano all'istituzione, la polizia ovviamente è un'istituzione statale, e quindi c'è questo scontro proprio anche sociale forte tra la donna che si scontra col potere acquisito maschile, ed è un po' di questo che poi metaforicamente parla un po' tutto Female Prisoner Scorpion, e non a caso appunto l'unica figura femminile che noi troviamo nel primo film, tra l'altro, è appunto questa poliziotta che viene messa in cella con la stessa Sasori, e viene, cioè è un'infiltrata in realtà, perché viene camuffata come una prigioniera, e per estorcere informazioni, probabilmente, o per ucciderla addirittura. Però in realtà nella notte in cui lei doveva compiere appunto questo omicidio, mentre era in cella con lei, quasi si rinnamora, nel caso che poi le due compiono del sesso in realtà nella cella, e lei non decide di non uccidere Sasori. E in quel momento, poi il giorno dopo, quando lei ritorna appunto a fare rapporto ai suoi superiori, questi sono ovviamente furiosi del fatto che lei non l'abbia uccisa, e stuprano anche la poliziotta, o comunque la picchiano. Ecco, quindi c'è anche questa violenza sull'unica figura femminile nella polizia. Quindi è vero che c'è lo sfruttamento della figura femminile, però è sempre utilizzato per arrivare a qualcos'altro. Ecco. E poi ovviamente ha ragione anche su tutto il discorso tecnico della macchina da presa esplosiva, che comunque è un discorso che si fa comune a tutto quel contesto Nhoberhubago degli anni 70, citato giustamente Wakamatsu, che faceva principalmente quasi lo stesso lavoro. Ma in realtà anche già in questo primo film setta un po' gli standard per tutta la serie, sia appunto dai movimenti di macchina di cui parlavi, ma anche dai giochi di luce quasi espressionistici in certi punti, a queste inquadrature d'angolazione impossibili come quella che abbiamo già citato prima dello stupro attraverso il pavimento trasparente. Quindi c'è veramente questa forza totale che tecnicamente poi si ripercuote anche sui personaggi, come dicevi tu. E non a caso poi questa forza si raffigura tutta nella figura appunto di Sasori, perché poi nel film lei si vendicherà un po' di tutte le compagne che la vendicavano, non a caso rovescia un calderone bollente addosso a una mentre era imprigionata, poi combatterà in una scena bellissima, tra l'altro, mentre le ragazze stanno per andare in doccia. Lei sbatte questa porta di vetro in faccia ad una, che con la faccia tutta veramente distrutta, tagliata, sanguignolenta, no? Prima parlavi di Tsukamoto, per certi versi c'è appunto anche questa perversione per il sangue nel film, che c'è anche molto in Tsukamoto. E poi in questo scontro lei schiverà all'ultimo un colpo di vetro che questa cercava di infilarle in faccia, e colpirà l'occhio del capo della polizia, che sarà poi da questo momento il suo nemico numero uno, perché vorrà vendicarsi di questo occhio perso. E quindi dopo questo episodio tutte le prigioniere vengono rimesse a lavori forzati, se non che alla fine riusciranno a scatenare una rivolta e a chiudersi dentro un magazzino facendo prigionieri dei poliziotti e un'altra infiltrata che c'era tra le prigioniere, appunto infiltrata dal vecchio fidanzato di Sasori per farla uccidere. E da qui, dopo un'altra battaglia dentro il magazzino, Sasori riuscirà a fuggire e compierà infine la sua vendetta sull'ex fidanzato. Quindi in realtà questo è un revenge movie in tutto e per tutto, che si apre con
con un tradimento e si chiude con la vendetta compiuta di Sasori, che poi tornerà giustamente in prigione, verrà arrestata, ma è ben felice di quello che è stato risvolto un po' di tutto, è riuscita a vendicarsi, quindi in realtà è molto felice della cosa. E poi nel secondo film cambieranno veramente le carte in tavola, perché il secondo film è totalmente visionario, forse una delle pellicole di quegli anni giapponesi che più sono avanti coi tempi. Se magari Paolo non aggiungere nient'altro sul primo film, passiamo anche direttamente al secondo. Sì, concordo, concordo, concordo. Anche perché poi il secondo. Anzi, prima di passare al secondo, volevo chiarire un punto che avevo toccato io, e che poi in realtà hai già chiarito tu tranquillamente. Quando intendevo mercificazione del corpo, chiaramente non intendevo dire che Shunya Ito mette in scena una rappresentazione femminile misogina o maschilista, anzi, tutt'altro. Intendevo dire che molto precisamente lui con quel tipo di messa in scena e con quel tipo di rappresentazione rende l'idea di cosa era e di cos'è la mercificazione del corpo. Quindi una visione in realtà molto femminista del corpo femminile, molto lucido in realtà, molto più lucido di tanti altri film anche contemporanei che quindi distano 40 anni. 50 anni da quel film, dal primo film di Ito. E detto questo, passiamo al secondo film, quindi ti rilascio la parola. Okay. Sì, era giusto una precisazione, magari per chi si avvicinava per la prima volta a questo genere, magari non aveva propriamente chiaro di come il cinema giapponese di quegli anni, ovviamente, utilizzasse anche la rappresentazione della donna per fare un discorso praticamente opposto, ecco. E allora passiamo direttamente al secondo film, che secondo me è quello più interessante di tutta la saga. In poche parole, le prigioniere vengono rimesse per l'ennesima volta ai lavori forzati. La stessa Sasori, dopo quello che ha compiuto, verrà colpita, vezzata, stuprata ancora una volta dal capo della polizia, a cui aveva fatto perdere l'occhio nel film precedente. E quindi diciamo che i primi 10-15 minuti sono un'efferata continuazione di torture che vengono appunto perpetuate sul corpo di Sasori, quindi c'è sempre questa attenzione, come faceva notare giustamente prima Paolo, sul corpo martoriato di Sasori. Se non che poi, insieme ad alcune altre prigioniere, lei riescono a fuggire e scappano appunto attraverso un furgone della polizia, e si rifugiano attraverso fuga nei campi finché non arrivano a un piccolo villaggio dove trovano una casa abbandonata e insomma si stabiliscono per un po' in questa situazione. E la cosa più interessante del film inizia a vedersi proprio in queste sequenze, perché la grandezza di J-House 41 è proprio come il film non sia minimamente etichettabile in un genere. Perché è vero che è un pink violence, però sfiora continuamente anche attraverso altri generi, va a toccare il Jidai Jackie, va a toccare l'horror, va a toccare la pellicola sperimentale, diventa veramente difficile poi andare a descrivere un film come questo, che proprio per esempio a livello di Jidai Jackie c'è un paragone molto forte con quella che è la ballata di Narayama di Kinoshita. E appunto in questo piccolo villaggio trovano una vecchia, una strega, insomma, e da qui proprio viene ripreso quasi pari pari l'assetto visivo che Kinoshita aveva portato nel suo Narayama, perché ci sono diverse scene in sfondo nero con tutte le prigioniere che vengono rappresentate con questi colori fortissimi, il rosso, il verde, e queste sequenze appunto quasi magiche di sedute o comunque di visioni fuori dalla realtà. E quindi c'è tutti questi giochi di colori, poi anche nella fuga nella foresta con queste foglie che cambiano continuamente colore. E quindi qua abbiamo veramente tutto il genio visivo di Ito in queste sequenze.
E poi la cosa migliore, secondo me, del film è proprio l'evoluzione del personaggio di Sasori. Perché Sasori, e qui ritorniamo a perché la pellicola può essere considerata un horror. Sasori in questo film è letteralmente un fantasma. È uno yurei, come appunto il fantasma giapponese femminile che viene a vendicarsi dei torti che ha subito in vita. Nonostante lei sembra totalmente in bilico tra una natura di vita e di morte, c'è un personaggio veramente in bilico tra i due mondi in questo film, nonostante sia ovviamente viva. E questo viene anche supportato dal fatto che lei in tutto il film non dice una parola, dirà solo una frase in un determinato momento, e l'unica frase che dice è solo per ingannare la polizia e compiere ancora di più la sua vendetta. Quindi troviamo una Meiko Kaji che fa un lavoro veramente d'attrice di livello altissimo, perché riesce tutta a trasmettere con questo viso anche quasi in realtà monotematico, perché ha un'espressione che quasi non cambia mai per tutto il film, questa faccia veramente che con questi occhi che bramano solo e unicamente vendetta. Quindi in realtà, nonostante non sia effettivamente un film di fantasmi, in questo film Neko Kaji è uno dei fantasmi più spaventosi del cinema giapponese. Su questo penso ci sia poco da ridire, ma anche ci sono scene in cui una delle compagne decide di scappare per tornare alla sua famiglia, e c'è questa la faccia di Meiko Kaji, appunto di Sasori, in sovrimpressione, mentre appunto la sua compagna fugge nella foresta per trovare la sua famiglia, come se lei riuscisse a seguire i suoi movimenti da distanza, ecco. E poi non a caso questa fuggitiva verrà scoperta dalla polizia, che poi la utilizzerà per tornare a catturare tutte le altre, ecco. E da qui poi si scatena un'ulteriore fuga che porta poi ai combattimenti finali del film, ed è qui che la stessa Sasori dirà l'unica frase di tutto il film alla polizia, perché gli chiederà, siccome avevano rubato un autobus pieno di persone dell'alto commercio giapponese. Sasori viene interrogata dalla polizia, gli viene chiesto se tutte le persone rapite erano viva o morte. Lei dice che ovviamente erano morte. E allora la polizia, per catturare le altre prigioniere ancora dentro il bus, iniziano a sparare. Se non che, ovviamente, in quel momento tutti i prigionieri scappano dal bus e vengono ammazzati dalla stessa polizia. E quindi l'unica frase detta da Meiko Kaji nel film, in realtà, si rivela un tradimento totale verso la polizia. E in realtà questo film è in continua metamorfosi, appunto, è talmente visionario che contiene veramente un sunto di tantissimi generi del cinema giapponese. C'è anche una sequenza finale magnifica, perché poi lei riuscirà a fuggire un'altra volta e ucciderà finalmente questo capo della polizia a cui aveva appunto torto l'occhio nel primo film. E il film si conclude con quest'occhio di vetro che cade a terra, e noi vediamo attraverso questo riflesso la stessa Sasori con tutte le compagne, in realtà anche quelle chiuse ancora in carcere, in questa corsa di donne prigioniere che corrono per le città vuote di Tokyo o della città, non so, mi ricordo dove siano di preciso. E quindi c'è questa corsa totale, che è una corsa di liberazione anche proprio della figura femminile dal contesto di cui abbiamo parlato prima, fortemente opprimente della maschilità giapponese. E comunque le corse nel cinema di quegli anni sono ricorrenti. Il cinema giapponese ha fatto delle corse veramente in quegli anni. Veramente un simbolo di liberazione, quindi è anche carino come ci siano queste cose che corrispondono a tanti film della stessa epoca. Sì, sono sicuramente d'accordo con tutto quello che dicevi. E mi premeva in realtà toccare un punto che è a me caro e che sembra ritornare poi nei nostri Nippon, perché la figura di Meiko Kaji la trovo molto simile alla figura di Tatsuya Nakadai,
Solo che il primo è stato ufficialmente riconosciuto, cioè ufficialmente, diciamo ufficiosamente riconosciuto dalla critica come il fantasma del cinema giapponese. Ma Maiko Kaji, come dicevi tu, non è da meno. Comunque, dal secondo al terzo film c'è questo ritorno della figura fantasmatica che poi sarà sempre più orrorifera. Dal secondo film, anche dal terzo film, dove addirittura assume anche una parvenza di immortalità, e quindi viene rappresentato come questa figura ultradivina, ultraterrena, in grado di trascendere qualsiasi tipo di legge, qualsiasi tipo di tortura corporea. Ecco, lui sa appunto di 10 secondi proprio su questo, che in realtà già nel primo film, nella scena dello stupro di cui abbiamo parlato prima, si iniziano a mostrare la sua figura di questo tipo, perché c'è un gioco di colori proprio dopo lo stupro, quando lei rimane sdraiata sul pavimento, in cui tutto lo sfondo diventa rosso e lei diventa di quel verde pallido, verde acqua, che è proprio il colore tipico dei fantasmi, che viene utilizzato molto spesso anche appunto nel cinema giapponese di quel tipo. Quindi lei viene già identificata quasi come un fantasma vendicativo in quel primo film a livello iconografico. Poi la cosa scoppia appunto, come hai detto tu, nel secondo e nel terzo, però ecco, già visivamente nel primo film c'è questo appunto, quindi ti lascio riprendere poi il tuo discorso. Sì, ti ringrazio perché arricchisce quel discorso che stavo facendo e che stavamo facendo. E quindi nulla, poi il discorso sul corpo, a mio avviso, come dicevo anche prima, che non per incapacità tecniche ma per altri motivi, viene a scemare, ma viene a scemare per il semplice fatto che poi la figura di Maiko Kaji sembra diventare quasi incorporea. Per questo, secondo me, il lavoro sul corpo viene a scemare, ci si concentra più sulla figura fantasmatica dell'attrice protagonista, che poi nel terzo film diventerà addirittura immortale con la scena, a mio avviso, stupenda, delle fogne incendiate dove lei riemerge da queste fogne quasi come se fosse la protagonista di The Ring. Quindi, francamente, annovero questo film, ma il lavoro che si è fatto poi sull'attrice tra i migliori che ci siano stati in quel periodo, e a mio avviso questo film, ma soprattutto la figura di Maiko Kaji, e come dicevo nell'introduzione di questo discorso, l'annovererei proprio come il controcampo concettuale, anzi no, il controcampo complementare, non concettuale, della figura di Tatsuya Nakadai. Cioè, a mio avviso nella filmografia giapponese Tatsuya Nakadai aveva bisogno di una controparte femminile, che secondo me è stata ritrovata poi in Maiko Kaji, che poi anche in Lady Snowblood assumerà una figura molto simile a questa qui di Family Scorpion, che però per ovvi motivi sia di contesto sia di film, a mio avviso ha un tipo di forza iconografica molto più esplosiva. Poi non so cosa ne pensasse Gian Maria. Intendi che Female Prisoner ne ha di più di Lady Snowblood o il contrario? No, intendo dire che comunque in Lady Snowblood c'è comunque quella. Cioè, c'è lo stesso lavoro che si fa su Maiko Kaji in Female Prisoner, ma che in Female Prisoner è molto più evidenziato dal contesto del film, che è molto più esplosivo. È quel tipo, come dicevo prima, quel tipo di violenza inflitta ai corpi è innanzitutto una violenza tecnica, esplosiva, che poi pian piano va a scemare, concentrandosi poi su altre cose, raggiungendo poi vette molto più horror. Cioè gli zoom del primo film, che sembrano essere dei zoom super violenti, quasi come se fossero proprio dei pugni sui corpi, nel secondo e nel terzo film sono dei zoom quasi più di stupore. Sono delle carrellate, sono questi stacchi di montaggio quasi come se volessero creare stupore, come se volessero scomporre il corpo di Maiko Kaji e di ricomporlo come figura fantasmatica, cosa che non avviene in Lady Snowblood, perché in Lady Snowblood c'è un altro tipo di corporalità. Cioè, i corpi lì in Lady Snowblood hanno carne, hanno ossa, hanno sangue, tanto sangue in quel film. E quindi il discorso sull'incorporalità, sulla figura
cioè sulle figure fantasmatiche viene un po' non a scemare, ma è meno forte rispetto a Female Prisoner, ma chiaramente anche per necessità di trama e per necessità di film, non, cioè, non si parla qui di incapacità. Ah no, beh, su questo punto sono assolutamente d'accordo, anche perché in realtà ne abbiamo già parlato nelle puntate su G.I. Jack, che se non avete sentito vi consigliamo di andare ad ascoltare. Quando parlammo appunto di Lady Snowblood, dicemmo anche che comunque, anche per il contesto del film, perché era un film pop anti-Vietnam praticamente per certi versi, come un po' le operazioni di Sejun Suzuki comunque nel giro degli stessi anni, quindi è molto più pop rispetto a un film come Female Prisoner Scorpion, che in realtà è molto più, nonostante abbia dei caratteri simili per certi versi, però se in Lady Snowblood avevano appunto questa forza forse un po' più pop, qui sono una forza un po' più visivo sperimentale, ecco. Però è vero che in Lady Snowblood, anche per via del fatto che comunque è a tutti gli effetti un pink violence, però è anche un G.I. Jackie, la corporalità, la spada, i combattimenti, ovviamente in quei due film i fiotti di sangue veramente che ricordano giustamente Tarantino, che ci rifarà come avevamo già detto, rispetto agli ultimi due film di Female Scorpion. Hanno ovviamente una corporalità maggiore, assolutamente. Sì, che poi quel tipo di. Che poi in realtà prima si parlava della regia di Ito e si stava parlando poi di alcune scene, anzi di quella scena che ricordava molto esplicitamente la scena del secondo lotta senza codice d'onore di Fukasaku, ma a mio avviso in realtà anche alcune trovate registiche sono molto simili alla regia di Fukasaku, cioè quel tipo di inquadratura inclinata, quegli zoom, quegli stacchi veloci, cioè sono delle trovate tecniche che in realtà permeano proprio il cinema di Fukasaku, soprattutto della pentalogia, della tetralogia di Lotta senza codice d'onore, che tra l'altro era contemporanea a Female Prisoner, cioè mi sa che era più o meno già in quegli anni, se non in quegli anni lì, perché mi sembra che Lotta senza codice d'onore a memoria vada dal 70 al 75, dal 71 al 75. Female Prisoner sia più o meno di quegli anni lì, quindi è super interessante come cosa, perché sembrano essere quasi l'uno il controcampo dell'altro, cioè chiaramente parlano di due cose differenti, ma il modo in cui l'occhio del regista si pone sulla determinata condizione di un microcosmo, che lì era la piccola cittadina di Hiroshima e qui è il carcere, e quindi da una parte c'è uno spazio deistituzionalizzato, dall'altra c'è uno spazio super istituzionalizzato, quindi dall'altra c'è la da, da una parte c'è la voglia di rompere e di aggirare l'ostacolo dell'istituzione, di combattere questa istituzione, dall'altra l'istituzione non c'è, quindi si viene man mano formando durante l'arco dei cinque film. Però sarà un'istituzione di tipo malavitosa. E qui in Female Prisoner lo trovo molto, molto assurdo perché questo tipo di istituzione è vista quasi come se fosse, non so, un'istituzione post-apocalittica, cioè quasi quei governi, passami il paragone, quasi come se fossero quei governi fantocci che si trovano nel manga di Tetsuwara, Ken il guerriero, cioè quelle robe lì un po' strane dove i capi di Stato sono sfigurati da guerre o da conflitti che non ci è dato sapere, però sembra essere più uno scenario post-apocalittico a differenza di Lotta senza codice d'onore, dove il post-apocalittico si viveva per davvero, visto che comunque era ambientato subito dopo la grande bomba di Hiroshima. È questo tipo di. In realtà questo tipo di parallelismo, questo tipo di lavoro che mi è venuto in mente parlandone, mi è saltato all'occhio poi guardando quella scena lì, quella lì del cane randagio. E nulla, in realtà mi ha sorpreso, cioè non è che avessi tanto da dire su questa cosa, però in realtà mi ha sorpreso parecchio ed ero curioso di sapere cosa ne pensassi tu. No, sono totalmente d'accordo.
appunto controllato le date, il primo codice, lotta senza codice d'onore è del 73, Ah, e ok. che in realtà l'uscita poi del terzo film di film il Prisoner Scorpion, ma gli altri due sono dell'anno precedente, quindi tra 72 e 73 siamo lì. Sono totalmente d'accordo anche sul lavoro tecnico simile di cui parlavi, perché effettivamente comunque quel tipo di riprese, ma prima l'abbiamo anche appunto messa a paragone con quelle di Wakamatsu, cioè comunque molti registi giapponesi di quell'epoca, ma anche lo stesso Oshima, prima di prendere quella strada dagli anni fino agli anni 70, 80, un po' più classica dopo l'Impero dei Sensi, ma comunque anche prima Oshima era un regista che registicamente era veramente esplosivo. Quindi anche questa tecnica veramente impazzita di tutti quei registi di quell'epoca straordinaria che sono gli anni 60 e 70 in Giappone, ripercuoteva secondo me un po' tutto anche quella tensione che c'era proprio a livello sociale nel Giappone di quegli anni. Cioè, non è un caso che comunque se il cinema giapponese, basta vedere appunto quello di Oz, ma come di tanti altri registi di quegli anni, fosse un cinema comunque abbastanza composto, anche Kurosawa, per quanto fosse un regista veramente dinamico, era un tipo di dinamismo molto composto, e quindi c'era questo paragone per certi versi con una certa idea della tradizione giapponese, sempre molto attenta alla gestualità. Quando poi, dopo la seconda guerra mondiale, quindi tutto il discorso post-atomico che facevi, tutte queste certezze anche sulla tradizione giapponese vanno in crisi, perché da una parte c'è comunque l'avvento dell'America che con l'occupazione porta un sacco di novità proprio per questa crisi verso gli ideali dei padri appunto classici che hanno portato il Giappone alla rovina nella seconda guerra mondiale. C'è questa idea di scontro con quella classicità. E quindi socialmente è un paese che fa fatica a trovare negli anni 60 e 70 in Giappone la propria quadratura, ma ne parlammo anche quando facemmo la puntata sulla bomba di questo discorso. Sono comunque discorsi che abbiamo già trattato e che ritornano sempre inevitabilmente, anche quando trattiamo film diversi, appunto come un Pink Violence come questo. Quindi quel discorso tecnico così esplosivo ripercorreva quello che era la mancanza. Veramente anche la confusione che c'era proprio socialmente in quel periodo, e non è un caso che tutti questi film parlano, perché anche lo stesso codice di lotta senza onore parla ovviamente di come questi yakuza tentano di ricostruirsi un mondo dove certezze non ce ne sono più, e quindi anche questa lotta malavitosa è una lotta in cerca di una stabilità che prima non c'era, come in questi film di Prisoner Scorpion. C'è una ricerca comunque di una vendetta, ma anche di una stabilità, di un genere, quello femminile, e in generale della protagonista di trovare pace in un mondo che l'ha veramente abbandonata sotto ogni punto di vista. Sì, assolutamente, sono estremamente d'accordo. Che poi, tra l'altro, prima parlavo di Maiko Kashi e Tatsuya Nagadai come le due figure fantasmatiche, orrorifiche del Giappone. In realtà, il lavoro fantasmatico cioè sull'iconografico, come fantasma su Tatsuya Nagadai comincia in realtà, cioè comincia a svilupparsi nel film Black River di Kobayashi, dove Tatsuya Nakadai interpreta questa sorta di malavitosa dal nome americano, mi pare si chiami tipo Joe, una roba del genere. Quindi, a mio avviso, è rilevante come quando il Giappone affronta una crisi identitaria, che può essere storica, che può essere bellica, che può essere socio-economica, che può avere tante, tante sfaccettature, il cinema produce questa sorta di figure fantasmatiche. Quindi abbiamo Tatsuya Nakadai, abbiamo Maiko Kaji, più in là negli anni 90 avremo comunque Sonatine con Takeshi Kitano, dove tutti i gangster nell'isola di Okinawa sono dei fantasmi praticamente. Quindi
secondo me sarebbe da approfondire o da studiare questa sorta di repulsione o di reazione del cinema giapponese o dei registi del cinema giapponese a questo tipo di crisi, cioè perché la figura del fantasma diventa così cruciale, diventa così importante quando ci sono delle crisi, cioè perché emerge proprio la figura fantasmatica o c'è il bisogno di declinare un attore o un'attrice a fantasma o più attori a fantasma, cioè che tipo di reazione può essere, cioè si diventa fantasmi perché si ha l'esigenza di scomporre, di decostruire magari il divo o l'icona del tempo, oppure perché è semplice retaggio culturale. E questa qui secondo me è una cosa interessante, cioè parlando in questo special e ascoltandoti e discutendone, cioè la domanda che mi pongo, al quale francamente non so rispondere, è questa qui. Poi non so se tu magari avevi una risposta, in realtà è una domanda che ti lascia altre domande. Penso sia l'ultima domanda che lascia altre domande. Però è un tema interessante, secondo me, questo del fantasma. E visto che è spuntato, potremmo anche prenderlo come spunto per una futura discussione, un prossimo Nippon sui fantasmi nel cinema giapponese. Magari percorrendo questo filo, magari riusciamo anche a trovarci una risposta prossimamente. Quindi la teniamo sicuramente come idea, e se qualcuno che ascolta la puntata ha qualcosa da aggiungere, lo faccia tranquillamente nei commenti, che poi se ne può tranquillamente discutere appunto in una nuova puntata, ecco. E Assolutamente sì. direi che possiamo avviarci verso la conclusione, introducendo alla fine l'ultimo film della saga, di quelli diretti da Ito, che è Beast Stable, ed è un film che si riapre un'altra volta con Sasori in fuga. La fuga in realtà è un altro dei leitmotiv di tutto il film, che ci sono, i film si aprono o si chiudono sempre con una fuga praticamente. Quindi c'è anche questa corsa di cui si parlava prima, c'è veramente un continuo, sono film sempre, sempre in movimento, c'è sempre una fuga da qualcosa, c'è sempre una corsa verso qualcosa. Quindi che si scappi da o che si corra verso, c'è sempre questa corsa. E infatti è interessante notare come le aperture e le chiusure siano praticamente tutte simili in questi tre film. E quindi in realtà in questo film c'è Sasori che durante questa fuga incontra una prostituta, che ha un'altra figura chiave di quegli anni del cinema giapponese, perché ce ne sono tante anche nei film di Oshima o in quello di Wakamatsu, in molti film di quegli anni, la figura della protagonista, ma anche penso agli ultimi film di Mizoguchi, per dire. Quindi è una figura molto, molto comune nell'iconografia giapponese. E niente, Sasori incontra questa prostituta e decide di iniziare a vivere con lei per nascondersi finché viene ricercata. Questa prostituta ha un fratello che è un po' schizzato, un fratello malato, che in realtà con cui intrattiene anche rapporti sessuali, probabilmente proprio perché il fratello, essendo malato, ha contatti con l'esterno, allora c'è questo atto sessuale tra lui e la sorella. E in una scena lui tenta anche di stuprare Sasori, ma non gli andrà molto bene perché rischia la morte, se non che poi entra la sorella in casa e riesce a fermare Sasori. E il capo in realtà di questa prostituta scopre che Sasori era fidanzata con quel vecchio tenente che la tradisce nel primo film, e questo tenente aveva tradito, no, aveva catturato anche appunto il fidanzato di questa capa della prostituzione, di quella zona, e quindi decide anche lei ovviamente di vendicarsi su Sasori, come classico da tutti questi film. In realtà, Beast Stable è uno dei film forse con più sesso di tutta la saga, cioè continui stupri, continui atti sessuali, quindi c'è molta, molta spinta sul lato sessuale rispetto ai film precedenti, e la violenza anche qui rimane sempre a livelli
veramente, veramente alti. E Paolo prima parlava appunto della scena magnifica in cui c'è Sasori che esce dall'acqua, perché introduciamo un po' la scena, diciamo che lei riesce a fuggire un'altra volta mentre è ricercata dalla polizia e si nasconde dentro delle fogne. Ovviamente non può uscire perché tutti i tombini sono controllati da pattuglie della polizia e quindi lei tenta di sopravvivere di sotto col poco che ha. La stessa prostituta amica ogni tanto li lancerà giù attraverso dei tombini, dei fiammiferi o del cibo, e anche qui c'è una sequenza magnifica in cui Sasori è mezza addormentata, comunque stanca da tutta la fuga, e arriva questa amica che gli fa scendere un fiammifero dal tombino, e quasi fosse come un sogno, questo fiammifero diventa mille fiammiferi, c'è cioè quasi una pioggia di stelle, quindi ancora a rimarcare come la forza visiva del film non si spegne mai, perché anche qui ci sarebbero da parlare di mille giochi tecnici, di luci, di colori, di cambi veramente di colori del film, ma sarebbe tempo sprecato, sono cose principalmente da vedere. E quindi poi, seguendo appunto questa amica, i poliziotti scoprono cioè decidono di infiammare tutte le fogne in modo da ammazzare Sasori, se non che lei decide di sperare, infilandosi sott'acqua, di schivare le fiamme, e poi la vediamo riemergere appunto con questo sfondo, con le fiamme, lei che riemerge dall'acqua. Un fantasma veramente vendicativo, con una faccia colma di risentimento, che poi la porterà a uccidere altri quasi tutti i capi della polizia da lì a poco. Ecco. Quindi, ancora una volta, è un film che forse tra i tre, quello un po' più debole, perché in realtà reitera un po' tutti quelli che erano i punti forti dei primi due film, sia a livello di violenza carnale e sessuale, come già detto, che poi l'aspetto fantasmico di Meiko Kaji, però in realtà è un film che ha tolto appunto qualche sequenza di alto livello, e nonostante sia comunque un buon film, secondo me si ripercuote tutto quello che era veramente bello nei primi film, lo ritroviamo qui, ma non c'è un guizzo che lo fa emergere rispetto agli altri due, forse anche per questo che poi Ito abbandonerà la serie e poi verrà data in mano ad altre persone, poi teoria così un po' campata, però si vede in realtà un po' meno di fantasia rispetto ai due film precedenti. Non so se Paolo è d'accordo su questo aspetto. Sì, assolutamente. Ma poi qui secondo me ritorna un po' il discorso, non che se ne fosse mai andato il gore dalla saga, però col secondo film secondo me ci si concentrava un po' di più, come abbiamo detto svariate volte, sulla figura fantasmatica dell'attrice. In questo film invece con la presenza di Yuri, cioè la prostituta al quale facevi menzione, che ha questo rapporto incestuoso con il fratello che ha ritardo mentale, ritorna un po', anche il corpo sfruttato, torturato, quasi come se fosse performativo per certi versi. Chiaramente siamo lontani dalle vette cronenbergiane. Però nel momento, cioè, il modo in cui Katsu, che sarebbe la sfruttatrice di Yugi, della prostituta, diciamo, tortura, la umilia, la costringe ad abortire, cioè, diventano cioè una sequela di torture che rientrano quasi nella sfera del performativo, cioè sono delle scene chiaramente molto forti, che però nel quadro espressivo di questo film, ma della saga in generale, assurgono quasi più una funzione estetica da performance di body art, no? Cioè sembra quasi che il corpo femminile non abbia limiti nel subire delle torture, anche le più deplorevoli, che non starò qui a descrivere, guardate il film. E questa cosa francamente mi
mi è piaciuta molto, come tra l'altro anche la scena delle fogne a cui vengono date le fiamme, e da queste fiamme poi riemerge Sasori o Sasori. In realtà, secondo me, racchiude un po' tutto il significato. Oddio, significato, che brutto termine. Racchiude un po' tutto il senso dell'opera. Dell'opera intesa come trilogia di Ito, perché comunque si parla di underdog, di emarginati, di persone che comunque vivono cioè, alla base proprio della piramide sociale. E quindi il fatto che queste fogne a cui vengono date fuoco dalle istituzioni, da queste fogne emerga la figura fantasmatica di Sasori pronta a vendicarsi. A mio avviso è una scena molto forte che racchiude proprio tutto il senso dell'operazione di Fennel Prisoner Scorpion. Poi, tra l'altro, per non parlare del finale in cui Sasori salverà, cioè salverà, in cui Sasori ammazzerà il Detective Kondo, cioè anche lì cioè, secondo me, più che Pink Violence, a quale facevi menzione, che è un termine giustissimo, questo film riesce ad essere molto forte, quasi come film horror, perché anche nella scena finale in cui Sasori ammazza Kondo e si allontana sembra, non lo so, cioè, sono tutti schemi visivi da film horror, cioè da J-horror puro. E questa cosa francamente mi sorprende e mi eccita allo stesso tempo. Cioè, riesco a trovare pochi film che cioè, dovrei portare a mente come si diceva prima, a Tsukamoto, forse per poter, o in qualche film di Fukasaku, per poter raggiungere questo tipo di vette, questo tipo di connubio, o questo tipo di genere ibridato in modo così facile. Cioè, si scivola da un genere all'altro senza essere troppo stucchevoli o senza essere troppo eterogenei. Cioè, è un miscuglio omogeneo, anzi, super omogeneo di questa commistione di generi che si sposa alla meraviglia. Sì, esatto, era quel discorso che facevamo del secondo film, che sicuramente viene prolungato anche in questo terzo capitolo. Sono proprio film difficili da etichettare in un solo genere, ma anche appunto parlavi prima di come tutte le sequenze di violenza sulla prostituta, no? Sull'amica di Sasori, venissero proprio enfatizzate da questo punto di vista. Cioè lì si tocca proprio cioè, si tocca proprio il Pink Veiga più classico in realtà, perché diventa veramente, se nei film precedenti questo aspetto proprio Pink Veiga era, cioè sì, ovviamente è un film Pink, quindi ci sono quelle scene, però non è che fossero così spinte come nei Pink Veiga effettivi, come appunto i film di Wakamatsu in quel periodo, mentre in questo film invece c'è buona parte del film che in realtà è molto, molto più vicino di quanto non lo fosse stato prima a quel tipo di cinema rosa, ecco. Sì, esatto. No, ma poi cioè, quelle scene ricordano parecchio film oddio, come si chiama? Il regista di Blind Beast di Masomura. Masmura, Masmura, sì. Cioè, quindi quel tipo di cinema lì ed è incredibile perché tra l'altro in realtà è contestualizzato perché il periodo è quello lì. Quindi a livello di generi è quello, ma il modo in cui Ito riesce a ibridare più generi in un solo film e a passare da un genere all'altro con una maestria che in realtà non sembra, cioè, non dovrebbe appartenere a dei registi che sono esordienti o poco più, stupisce. E poi tra l'altro si faceva anche un discorso Vediamo che che appunto questi tre film sono i suoi primi tre film, cioè quindi proprio un esordio vero e proprio. Bisognerebbe capire se avesse già lavorato come assistente di qualche altra figura, probabilmente anche in quell'ambito, magari visto poi il lavoro su questi film. no, anche perché poi tra l'altro Ito comunque, cioè, non è che abbia lavorato più di tanto dopo la trilogia, cioè, ha fatto la trilogia di Female Prisoner e poi
ha cominciato a rilavorare 10 anni dopo, nell'82, nell'83, quindi cioè non so se in realtà questa cosa sia per ragioni sue, cioè per necessità lavorative o per necessità di vita, o molto semplicemente in realtà cioè i produttori non lo facevano lavorare, cioè io perché i film abbiano floppato in patria, quindi lui non abbia lavorato per quello, cioè, non ne ho idea, ma comunque raramente si sono visti dei registi anche nel cinema giapponese di quegli anni, che comunque agli esordi erano, cioè avevano non una bravura, perché poi bravura tecnica in realtà è tutto niente, ma una consapevolezza di orchestrare così bene tanti generi in un solo film. Cioè, personalmente, guardando Family Prison, mi dà la sensazione che Ito possa girare tranquillamente qualsiasi tipo di film. Tant'è vero che poi negli anni 90 dirige un film d'animazione, c'è cioè Lupin Terzo, quindi ha riscontri un po' quello che stiamo dicendo. Quindi, boh, non so. Spero che questa puntata comunque faccia conoscere Ito a più persone possibili, o che faccia conoscere questa saga a più persone possibili, che comunque già dovrebbe avere il suo, cioè la sua nicchia di fan, grazie a Quentin Tarantino, che utilizza la colonna sonora in Kill Bill 2, che però la colonna sonora è una delle tante cose belle di questo film, cioè ci sono tante Sì, altre perché cose comunque belle. ricordiamo che la stessa Meiko Kaji è comunque una cantante famosissima, tra l'altro in Giappone, forse più famosa come cantante Che come attrice. che come attrice, ovviamente. No, ma tra l'altro Però una capito. canzone è sua proprio, se non sbaglio. Sì, ma come appunto in Lady Snowblood, tutte le canzoni che noi sentiamo nel film sono scritte e cantate direttamente da lei, cioè lei ha veramente una voce drammatica, veramente canzoni proprio piangenti, come proprio una forza piangente che sono perfette per quello che poi sono i suoi personaggi più famosi, che sono appunto Sasori e il personaggio che interpreta in Lady Snowblood. Però cioè, esattamente come Ito, anche lei ha questi negli anni 70 questa forza totale che in questi ruoli veramente iconici nel cinema giapponese di quegli anni, e anche poi lei scompare un po' nella carriera da attrice, probabilmente poi si concentrerà forse di più su quella da cantante, perché anche in Giappone poi non recita tanti altri ruoli, seppur vinca anche qualcosa negli anni 80, mi pare, con un adattamento di un film. Un adattamento di un'opera teatrale, però anche lei effettivamente poi scompare come corpo attoriale nel cinema giapponese, forse perché è uno di quei casi in cui appunto quel tipo di corpo serviva in quel determinato momento, e poi forse cambiano le esigenze del cinema, e quindi anche i corpi attoriali che erano perfetti per un qualcosa successivamente non riescono ad adeguarsi in quelle che sono le nuove necessità anche attoriali, ecco. No, ma sicuramente. Poi, tra l'altro, cioè, la carriera di Meiko Kaji come icona non la conosco, francamente. Però sarebbe interessante esplorare proprio la sua figura iconografica in Giappone, per capire poi come si contestualizza all'interno di Female Prisoner. Perché non mi meraviglierei se in realtà la figura di Meiko Kaji corrispondesse alla figura di una super diva dell'epoca, vista quasi come un corpo angelico, e che poi in realtà questo tipo di bagaglio iconografico venga totalmente ribaltato in Female Prisoner. Cioè, sono tanti i lavori fatti in questo modo su attrici che comunque cioè su attrici che hanno questo tipo di carica iconografica. Tra l'altro, non vorrei dire stupidaggini, perché poi le cose mi vengono a mente man mano che ne parlo, ma prima si parlava di similitudini tra Female Prisoner e Lotta senza codice d'onore, ma in realtà non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che Meiko Kaji abbia proprio intrapreso un ruolo in uno dei film. Non ricordo esattamente quale, perché poi ne sono cinque, quindi non ho idea. Tu la ricordi? Dovrei controllare perché non ricordo se ci fosse o meno.
Però c'è anche il ruolo che lei, se, il discorso che facevi tra lei cantante e lei attrice, se ci fosse un capovolgimento o meno. Non lo so, perché, cioè, se mi vengono in mente comunque dei cantanti così autoriali, magari che nomi che noi riceviamo in Occidente, come lei o come Hayao Yamazaki o come Morita Doji, sono poi i nomi più famosi di, almeno arrivati noi in Occidente di quegli anni. Sono tutte figure che comunque hanno un aspetto in realtà molto, molto più triste, anche nelle loro canzoni, nelle loro melodie c'è proprio questo dramma, secondo me. Quindi penso che sia più una similitudine che un contrasto rispetto al loro aspetto angelico. Poi questo lo dico ovviamente come un'impressione, che mi sembra che poi il ruolo più angelico, le figure femminili lo ricevono poi nel city pop, però è una cosa di qualche anno più avanti, perché siamo anni 80-90. Mi sembra che tutte le, chiamiamole cantautrici, un po' di quegli anni, in realtà hanno un aspetto opposto, molto più cupo rispetto a quello angelico. Quindi penso sia più un ripercuotersi della loro figura musicale su quella attoriale, credo. Però ecco, insomma, anche la stessa Meiko Kaji poi verrà ripresa da Tarantino con Flower of Carnage, che forse è la canzone più famosa di Kill Bill, che appunto, quindi anche questo suo status da diva poi viene definito qua in Occidente, in realtà tramite Tarantino, come sempre, molta roba occidentale, molta roba orientale da noi è diventata famosa grazie a Tarantino, che comunque di Meiko Kaji tra Lady Snowblood e questo film riprende tantissimo, sia dalle sue canzoni, ma anche dai film stessi, ecco. Sì, io francamente chiuderei qua, e poi non so te se hai altro da aggiungere, se vogliamo salutare e quindi rimandarci al prossimo appuntamento che speriamo in realtà possa essere molto più vicino, molto prima della pausa estiva. No, io non ho niente da aggiungere, quindi saluterei tutti gli ascoltatori e sperando che l'ultima puntata riusciamo a farla con un bell'ospite, perché c'è in lavoro una puntata molto interessante che se arriverà prima della pausa bene, altrimenti appena riapriamo la nuova stagione del Salotto sarà sicuramente tra le prime cose pubblicate. Ecco, quindi vi lasciamo con questo dubbio amlettico su cosa possa essere la prossima puntata, perché vi assicuro che sarà molto interessante.